Ciao, sono Step. In questo momento sono appeso ad un arco di pietra a più di 30 metri sopra la mia testa. Ed oggi vi racconterò la mia altalena sul Monte Forato. Buongiorno ragazzi, benvenuti qui nel piccolo paesino di Forno Volasco, un paesino della Garfagnana situato tra la Paglia della Croce e il Monte Forato, ed oggi vi porterò a fare un'esperienza unica nel suo genere, cioè faremo l'altalena del Monte Forato. Faremo un'altalena appesi a questo arco di pietra con diametro di più di 30 metri situato sulle Alpocuane, veramente unico nel suo genere, quindi restate con me. Siamo arrivati in località Casa del Monte, dove il ragazzo lì ci ha portato gli imbrachi, tutto necessario. Lo caricheremo, ce lo prenderemo sugli zaini e andiamo su al foro. Al Monte Forato. Allora? Siamo qua per ora. È caldo? Ma sai, temperatura è ideale per fare queste cose. Cosa ti aspetta oggi? Come mai sei venuto qui? Ma oggi proviamo a fare l'altalena sul forato come terapia d'urto per farsi passare le vertigini. Perché giustamente... Quindi giustamente uno soffre di vertigini, in qualche maniera vanno fatte passare. Vi spiego un paio di cose. A parte che siamo sempre più bardati perché c'è un freddo incredibile, perché c'è tantissimo vento, verranno fatti due lanci. Il primo è sulla seggiolina, proprio come se fosse un'altalena, e il secondo invece è senza seggiolina, come suggerisce il nostro uomo, ed è agganciati direttamente all'imbraco, quindi sarà proprio più, un pochino più nel vuoto. È una cosa molto interessante e molto carina, quindi adesso vedremo. Prendo un po' di coraggio e mi imbraco e parto anch'io. Allora vertigine!
bene ragazzi, spero come al solito che questo video vi sia piaciuto e di aver dimostrato un'altra volta quanti tesori nascosti possono avere le nostre Alpi Apuane. Comunque, per chi fosse interessato a questa manifestazione, lascerò qui in descrizione tutte le informazioni e i contatti dei ragazzi dell'associazione Garfagnana Guide, che sono coloro che organizzano l'Altalena sul Forato. Infatti adesso lascio la parola a Stefano, che è stata la nostra guida per oggi, che vi racconterà più nel dettaglio la storia di questo evento e come si svolge. Ciao, sono Stefano Onesti, guida alpina del Collegio Guida Alpine Toscana e in collaborazione con l'associazione Garfagnana Guide e con Valentina Lucchesi, guida ambientale nonché mia collega, e organizziamo questa bellissima esperienza dell'Altalena del Monte Forato. Questa iniziativa noi la portiamo avanti dal 2013 e consiste praticamente nell'escursione nella Valle delle Meraviglie, come piace chiamarla a noi, risalendo la turrite di Petrosciana fino all'arco del Monte Forato, dove poi con un sistema di corde effettueremo un pendolo con un'altalena in maniera canonica e un pendolo invece in tipo rope swing, quindi in braco e corda. È un'attrazione abbastanza unica nel suo genere. Tutta Italia infatti è l'arco più grosso naturale che abbiamo. La sua ampiezza sono oltre 50 metri per 45 di altezza e abbiamo una luce utile di corda per l'altalena di oltre 30-35 metri. Non di meno il versante della Versilia sul quale andiamo a dondolare precipita molto ripidamente e quindi la percezione ottica è di essere in realtà molto più alti di quanto poi siamo, che comunque già non è poco. Bene Stefano, grazie mille. Per chi fosse interessato a iscriversi all'Altalena del Forato, basta andare sulla pagina Facebook Associazione Garfagnana Guide e lì troverete l'elenco di tutte le date disponibili e potete iscrivervi in pochi semplici passi, non ci sono problemi. Considerate che l'Altalena viene fatta da metà primavera a metà autunno, quindi ci sono tanti mesi in cui potete spalmare la vostra uscita e se per caso vi capita proprio quel weekend in cui piove ed è brutto tempo, non vi preoccupate, il primo weekend di bel tempo verrà spostata, quindi non ci sono problemi. L'escursione costa più o meno una quarantina d'euro, considerata escursione vera e propria e altalena sul forato. Altrimenti, se avete paura a fare l'altalena ma siete interessati a fare un'escursione con delle guide, non ci sono problemi, basterà pagare una ventina d'euro. Il percorso è un percorso ad anello ed è lungo più o meno 8 km con partenza e ritorno a Forno Volasco e pausa intermedia al Monte Forato. Ora, la questione dell'attrezzatura sono due. La prima è che non vi dovete portare nulla di tecnico perché imbrachi, caschetto eccetera eccetera verranno forniti dall'organizzazione. L'unica cosa che dovete fare è portarvela su di spalla, ma comunque leggere non ci sono problemi. La seconda cosa è comunque di portarsi dei vestiti e anche dei panini, perché magari ci vuole un'oretta e mezza andare su, ma una volta che siete arrivati su non è che fate velocemente l'altalena e tornate via, perché magari oltre a voi ci sono altre 10-15 persone e siccome specialmente nelle stagioni un pochino più fresche sul forato tira vento, può capitare benissimo che stando due ore fermi vi prenda freddo, quindi portatevi un piumino o qualcosa e sempre qualcosa per la pioggia ragazzi. Bene! Io spero di avervi detto tutto, spero che come al solito questo video vi sia piaciuto, se vi ha fatto piacere un like, un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi!